Partono le consultazioni per il nuovo governo. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi incontra le forze politiche alla ricerca dei voti necessari. Grande fiducia nell'ex presidente della BCE da parte delle categorie economiche. Sentiamo Francesco Buzzella, presidente Confindustria Cremona. Sul candidato non si discute, insomma, penso che ho visto anche un sondaggio stamattina, diceva che 3 italiani su 4 sono più che contenti della scelta. Io penso che lui si concentri soprattutto sul recovery plan e quindi la prima azione sarà rivolta a quella, che tra l'altro è anche quella più urgente. Appello al senso di responsabilità delle forze politiche anche da parte del presidente della Libera Agricoltori, Riccardo Crotti. Spero, mi auguro che abbia e che ci sia grande responsabilità e che ci possa davvero creare un governo e una stabilità in cui abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto anche per chi deve investire nel paese, per chi deve lavorare nel paese, perché tutti si ha bisogno di stabilità e non c'è un paese forte se non c'è un'agricoltura forte. Grande fiducia anche dagli artigiani. Marco Cavalli, CNA. L'incarico a Draghi è la dimostrazione del fallimento della politica, di quella politica irresponsabile che ha aperto una crisi in piena pandemia. Siamo fiduciosi che Draghi possa ottenere la fiducia di una parte rilevante del Parlamento e otterrà i voti per costituire un governo solido, fatto di persone competenti e anche condiviso con una parte della politica. Per la Confartigianato Cremona parla il presidente Massimo Rivoltini. Confartigianato Cremona è assolutamente favorevole alla nomina di Draghi, come ha già fra l'altro detto in altri contesti. Vediamo di uscire da questa situazione di stallo veramente spaventosa. Noi contiamo nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche perché finalmente si riparta veramente. Soprattutto investimenti per la ripresa con le priorità assolutamente per le aziende, per le imprese e per i giovani. Attesa per il nuovo governo anche per il presidente di Confesercenti Cremona, Agostino Boschiroli. Guarda, noi speriamo vivamente una sola cosa, che il neo premier Draghi riesca a rimettere in riga e sui binari della correttezza la politica italiana e i nostri politici, quindi a far ripartire veramente la politica, perché a noi serve una politica che trascini il paese. Quindi questo è quello che ci attendiamo da Draghi, consapevoli del fatto che potrebbe assumere anche decisioni molto dure, ma se sono nell'interesse del paese le accetteremo e seguiremo le indicazioni che verranno date.